Selecta. Il primo applauso lo facciamo a tutti i finalisti. Buonasera anche da parte mia, io sono Filippo Ferraro, la voce del pomeriggio di Radio Peter Pan. Per terzo anno vi accompagnerò in questa finale, un viaggio lungo settimane, lungo mesi, perché questi ragazzi hanno mandato le loro candidature o sul sito di Dance Crew Selecta oppure sulla pagina Facebook Radio Peter Pan Official. Hanno passato la prima selezione, la semifinale, e ora è il momento, ora è la finale. Ma prima, il primo annuncio, la prima presentazione che devo fare, la devo fare a quest'uomo qui a fianco. Di mestiere lui sì, fa il ballerino, il coreografo, potrei dire che ha ballato con Kylie Minogue, con Prince, con Jerry Halliwell, però il suo primo lavoro è fare il sognatore e quindi ha voluto regalare un sogno a tutti questi ragazzi. Signore e signori, l'ideatore di Dance Crew Selecta, Etienne Jean-Marie! Allora Etienne, sesta edizione di Dance Crew Selecta, 6 anni fa in illuminazione, piuttosto di fare il classico casting dentro una scuola di danza per la crew che ti porterà al Festival Show, ma anche poi tantissimi eventi in tutto il nord Italia, hai detto faccio un casting show. Come è nata l'idea? Allora l'idea, intanto buonasera Jesolo, grazie della vostra partecipazione. Allora l'idea, come tu ben sai, è nata quando era a Sanremo con Gigi D'Alessio e Loredana Bertè a fare la coreografia, e al ritorno da quello spettacolo mi è venuta questa idea appunto di aprire le porte al casting. Di solito facevo le audizioni nella mia scuola a porte chiuse e ho voluto dare comunque l'opportunità a più persone, quindi per farlo con più persone bisogna creare qualcosa di più grande, e questo ha dato comunque opportunità a persone che poi nel tempo sono riuscite a fare anche altre cose, come Alessio Gaudino, che è partito con Dance Crew Selecta per poi fare la sua strada. Allora, il tempo è veloce, però voglio tirare, non so che si può dire in televisione questo, ma te lo dico, Pippone. Lo dico. Ok, allora, farò un discorso molto semplice e veloce. Questo serve sia per i ragazzi che sono di là, hanno tensione, che per voi. Allora, prima di tutto ricordatevi tutti quanti, soprattutto voi che siete in sfida, ma anche quelli che sono qua, soprattutto i più giovani, mi riferisco. Allora, mi raccomando, ricordate che neanche Michael Jackson piaceva a tutti. Quindi, ricordate che se io non sono piaciuto ad altri, e anche a voi succederà che comunque qualcuno vi dà un no, non è per eterno e non si può piacere a tutti quanti. Quindi per voi sarà una lezione oggi. E questi no devono diventare dei sì, ma lo dovete fare voi. Quindi anche voi ragazzini che amate ballare,
Capiterà che prenderete dei no. Dovete cambiarli, farli diventare dei sì. E l'arresto del peppone lo facciamo poi durante la serata. Grazie Tien. Ma ora vorrei presentarvi gli altri membri della giuria, perché ogni membro rappresenta insomma qualcosa che Tien sta cercando. Ovviamente bisogna anche essere rappresentare quella che è il lato fashion, la bellezza. Lo facciamo con lei, modella, sfilato con i più grandi brand internazionali. Proprio in questi giorni la vedete nella pubblicità dell'anniversario di Calzedonia. Non solo, perché lei è anche una ballerina diplomata alla Scala di Milano, danzatrice e coreografa, è con noi Anna Kolesarova. Anna rappresenta perfettamente quello che Tien sta cercando, perché ovviamente anche l'immagine ha il suo perché. Anna, tu sei ballerina, ma sei anche modella. Che consiglio vuoi dare ai ragazzi che stanno per ballare? Mettetecela tutta, assolutamente. Quello che io vorrei vedere, vedere voi, non degli esecutori. Ecco, questo è importante. Mamma, ragazzi, come parla anche bene. Brava Anna. E poi, signore e signori, per quest'uomo io potrei dire tante cose, perché il suo curriculum è lunghissimo, nonostante sia molto molto giovane, come mi ha chiesto di dire fuori onda. Però lui è il giudice per antonomasia. È protagonista della scena televisiva e della danza in Italia da decenni. È per noi un piacere avere con noi in giuria Garrison! Ho detto giovanissimo, Garrison. Allora, tu vivi il mondo del talent, dello show, da una vita. Quindi ti conosciamo, ti abbiamo portato a casa nostra, perché sei entrato nella casa degli italiani. Ci sono dei ragazzi che stanno giocando una grande occasione. Tu con questa realtà ci hai a che fare tutti i giorni. Un consiglio, una parola che gli vuoi dire? Allora, io ti devo dire che già a prescindere il fatto che sono arrivati in 17 finalisti, che sono arrivati a questo palco facendo quello che amano e già hanno vinto. Ok, quelli che portano a casa cioè l'idea di questo concorso è un altro conto. Per già che sono arrivati in 17, tanto di cappello. In bocca al lupo a tutti i ragazzi. Però posso togliere gli occhiali adesso? Non vedo niente, Volevo darmi un po' di tono, però cioè, non vedo niente. Ah, buonasera! Ha detto così sembra che ti abbiamo obbligato, ma non era un problema. Signori e signori, tutti e tre insieme, la giuria di Dance Crew Selecta, il vostro applauso! Signori, il vostro posto è lì, il bancone, il tavolo di giuria, è tutto per voi. Quindi grazie ovviamente al comune di Jesolo, che ancora una volta ci ospita nella meravigliosa cornice di Piazza Aurora, che è praticamente un anfiteatro già bello che fatto. E un grazie a Interspar, in particolare a Michele, Beauty Fashion by Sergio, Showtime Evolution Palestra, Hotel Nettuno, Pharmabag e Master B, nella persona di Carlo De Meda, Papagaio, O-Bag di Giampiero Erelli. Vorrei ringraziare velocemente anche la produzione, che è The Fan di Simone Ranieri, quindi anche tutto lo staff, Silvia e Elisa che ci ha aiutato per la scenografia, Ettore, Vince, Luana, i nostri media partner, ricordiamo Antena 3 Nord-Est, che anche quest'anno ci porta sul canale 13 del digitale a raccontare Dance Crew Selecta, e Radio Peter Pan, che è peraltro la radio dove tutti i pomeriggi vi aspetto come radio partner. Grazie a Matteo Demo, il nostro DJ, Claudio Polotto che sta seguendo la regia insieme a tutti i suoi operatori, e un grazie anche a Lorena e Riccardo Albertin. La nostra giuria si sta sedendo, ma ora vado a chiamare lei, perché a rappresentare la bellezza come ogni show non può che esserci una grande donna, una donna che anche lei ha un sogno. Ritorna per il secondo anno consecutivo Nicole Manzato. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Ciao Nicole, grazie Matteo che non hai capito una mazza. Allora Nicole, benvenuta, bentornata. Allora Nicole, pochi giorni fa ha vinto la selezione provinciale di Miss Italia. La selezione per il Veneto si terrà proprio su questo palco, quindi intanto fai un saluto al pubblico e poi ti devo dire una cosa meravigliosa, perché noi ovviamente facciamo il tifo per te. Prego Nicole. Buonasera a tutti, sono felice di essere con voi anche quest'anno, e infine volevo fare un enorme in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Perfetto, perfetto, un applauso alla nostra Nicole. Allora Nicole sarà su questo palco a giocarsi tra quanto? 2 mesi, 3 mesi più o meno, l'accesso poi alla finale nazionale, quindi là ci sono 1000 prove, faremo delle prove di recitazione, di canto, ma adesso di conduzione, quindi dobbiamo andare in pubblicità, la lanci tu, va bene? Ti lascio il microfono? Vai Nicole, devi solo dire pubblicità, vai, non ti agitare. Pubblicità.
Ladies and gentlemen, Dance Crew Selector.